farò un breve inquadramento generale della sindrome B in medicina cinese. La parola B, come vedete in questo diagramma, è composta di due parti. La parte esteriore significa malattia, e la parte interiore, che si legge appunto B, dà l'idea di ostruzione. Quindi è una malattia dolorosa che deriva da un'ostruzione. Ostruzione di che cosa? Dei canali. E ostruzione da che? Dai tre fattori patogeni esterni di vento, calore e freddo. È un'ostruzione non solo dei canali, ma anche dei tendini, dei muscoli e, come vedremo fra poco, della parte superficiale dei canali, della parte luo dei canali, dall'area luo dei canali. In teoria la sindrome B è dovuta semplicemente all'invasione di questi tre fattori esterni, vento, umidità e freddo. Perché dico in teoria? Perché nonostante la sindrome B per definizione sia una sindrome dei canali e non degli organi interni, degli zhangfu, in realtà gli zhangfu giocano un ruolo nella patologia della sindrome B in due modi: sia perché un vuoto degli zhangfu predispone il corpo all'invasione di fattori patogeni esterni, e un po' anche perché nei casi cronici gli zhangfu sono coinvolti. Quindi perciò dico che in teoria la sindrome B è semplicemente dovuta a un'invasione di fattori esterni nei canali. In pratica, quanto più è cronica, tanto più gli zhangfu sono coinvolti. E infatti, come vedremo qua, l'invasione dei fattori esterni è proprio facilitata da una situazione di vuoto temporanea dei canali. E l'invasione dei fattori esterni conduce a un ristagno di qi. Quindi se una persona ha una sindrome acuta di B con un dolore alla spalla, il dolore appunto rispecchia il ristagno di qi che è dovuta all'ostruzione, quindi B, da vento, freddo o umidità. Questo vuoto di qi che però favorisce l'invasione dei fattori patogeni esterni nella sindrome acuta è solo un vuoto relativo, cioè non è detto che se noi soffriamo un'invasione di freddo a un'articolazione, necessariamente abbiamo un importante vuoto di Yang. È semplicemente un vuoto di Yang in quel momento. Cioè in quel momento c'è uno squilibrio tra il fattore patogeno e il qi del corpo. Quindi è uno squilibrio relativo e temporaneo. I principali tipi di canale che sono coinvolti nella patologia del sindrome B sono i canali tendinomuscolari, che qui in questa presentazione spesso si chiamano i canali dei muscoli, e i canali luo. E vediamo adesso un po' brevemente la fisiopatologia di questi canali. I canali tendinomuscolari sono, praticamente costituiscono i muscoli che sono lungo il percorso di ogni canale, con delle eccezioni. Non sempre il canale muscolare corrisponde esattamente al percorso del canale. Per esempio, il canale tendinomuscolare della vescica biliare passa anche davanti alla spalla, qui, che probabilmente forse spiegherebbe anche l'uso della vescica biliare 58 per una sindrome B della spalla. I canali muscolari in medicina cinese, i tendinomuscolari, hanno due aspetti. Da un lato sono i muscoli, non sono nient'altro che i muscoli, però sono anche più dei muscoli, hanno anche una funzione energetica nella circolazione del qi e soprattutto nello scambio tra il Tai Yang, Shao Yang e Yang Ming, che come vedremo è importante nel trattamento della sindrome B. Quindi attraverso i canali muscolari questo scambio di qi tra Tai Yang, Yang Ming e Shao Yang è facilitato. E quali sono i sintomi di un interessamento dei canali tendinomuscolari? Soprattutto dolore ai muscoli piuttosto che alle articolazioni, una sensazione di pesantezza dei muscoli e uno spasmo e rigidità dei muscoli. Quindi è una patologia più dei muscoli che delle articolazioni.
Parliamo adesso brevemente dei canali LUA, che sono forse i più importanti nella patologia delle sindrome B. E devo fare una precisazione importante. Quando parlo dei canali LUO, non intendo il canale cosiddetto longitudinale LUO, ma l'area LUO di ogni canale. Per esempio, per il meridiano, il canale del polmone, il canale LUO parte dal polmone 7 e si disperde nella eminenza tenaria, qui, si disperde qua. Quando mi riferisco al canale LUO nell'ambito della sindrome B, non intendo questo, ma intendo l'area superficiale che è sovrastante a ogni canale. Non c'è una parte del corpo che non sia coperta da una di queste aree. Quindi lungo il meridiano del polmone, dall'1 all'11, nella superficie, nella parte superficiale del canale, è la zona LUO. Quindi dovrei dire più zona o area LUO piuttosto che canale LUO. E la zona LUO è la zona dove avviene questo famoso ristagno di Qi. Perché i canali principali in cinese si chiamano Jing Mei. Jing Mei dà l'idea di un filo di seta, un percorso come una strada, una via, un'arteria, una linea dritta, verticale. Quindi c'è questo concetto di verticalità nei Jing Mei. Invece i Luo Mei, i canali Luo, oppure meglio dire chiamarli area Luo o zona Luo di ogni canale, dà l'idea di rete, Jing Luo. Luo dà l'idea di network, di rete. E c'è un famoso passaggio del Su Wen che dice appunto che per ogni meridiano, per ogni canale verticale, per ogni Jing Mei, nella zona superficiale ci sono i Luo che vanno in tutte le direzioni. Non sono, i Jing Mei sono quindi come una linea longitudinale verticale, i Luo invece sono come una rete che va in tutte le direzioni. Ed essendo una rete, così dire, cattura o trattiene i fattori patogeni più facilmente dei canali principali, dei Jing Mei. Infatti c'è un famoso passaggio del Ling Shu, mi sembra, che dice appunto che i canali principali, i Jing Mei, attraversano le articolazioni grandi, tipo ginocchio e anca, possono attraversare le articolazioni. I Jing Luo non lo possono fare, sono... Siccome sono come una rete che circola in tutte le direzioni, spesso il Qi nei Luo si ristagna appunto nelle articolazioni, appunto perché ha difficoltà a passare attraverso le articolazioni. Per cui si può dire che il ristagno di Qi e di sangue che avviene nelle articolazioni nella sindrome B interessa soprattutto i canali Luo. In questo diagramma vedete appunto che ci sono in realtà tre livelli dei canali Luo. Main channel è il Jing Mei, il canale principale, e al di sopra di ogni canale principale c'è la zona Luo, che si può suddividere ancora in due zone, una più superficiale, Luo channel meno superficiale. Quindi nella sindrome B, per esempio, una persona ha una sindrome B acuta o cronica della spalla o del gomito, con un forte dolore, è dovuta soprattutto al ristagno di Qi in questa zona Luo. Per cui io uso molto i punti Luo come punti distali nella sindrome B, naturalmente non solo i punti Luo. Un'altra cosa interessante dei canali Luo è che c'è in realtà, come vedete in questo diagramma, nella zona in rosso, una zona di Luo profondi, quindi al di sotto dei canali principali, dello Jing Mei, che interessa il sangue, quindi il canale Luo, l'area Luo profonda, interessa il sangue ed è coinvolta nelle stasi di sangue. Per esempio, se abbiamo un mioma all'utero, è una stasi di sangue nei Luo profondi dell'utero. Un carcinoma, un fibroadenoma del seno è una stasi di sangue nei Luo profondi del seno, eccetera, eccetera. E lo stesso, come vedremo, nelle sindrome B croniche degli anziani,
c'è spesso una stasi di sangue, e questa è una stasi di sangue che avviene appunto al livello dei luo profondi o luo del sangue. E ancora per questo, anche per questo, io tendo a usare molto i punti luo, e specialmente il punti luo del Chung Mei, perché il Chung Mei è il mare del sangue, quindi ha un effetto generale un po', il Milsa 4 Gung Sun del Chung Mei, ha un effetto generale su appunto questa area luo profonda, o area luo del sangue. Tra l'altro, tra parentesi, la mia personale opinione della traduzione di Gung Sun, Milsa 4, è collegata all'area dei luo superficiali. La primissima superficie, ci sono i luo superficiali che si chiamano Fu, e i luo minuti che si chiamano appunto Sun. Lo stesso Sun di Gung Sun di Milsa 4. Gung si potrebbe tradurre come generale, quindi direi che Milsa 4 Gung Sun si potrebbe tradurre come Luo Sun generale, perché il Chung Mei ha anche un'influenza su quella zona dei luo superficiali. Piuttosto che altro, io non ho mai capito perché Gung Sun il significato di nonno e nipote, perché molti traducono Gung Sun come grandfather, grandchild. Comunque, questa è una deviazione. E, come vedete qui, il capitolo 62 del Su Wen parla appunto chiaramente di questa zona luo. Dice: i fattori patogeni esterni penetrano prima nella pelle, poi nei canali luo minuti, quelli che ho appena menzionato, cioè i canali luo sun, che sono nella superficie del canale, nella zona che si chiama Zhou Li, lo spazio tra la pelle e i muscoli. Dopo aver penetrato i canali luo minuti, vanno nei canali luo, quindi dalla parte superficie luo, poi al luo, quello in viola, e poi ai canali principali. Quindi, come vedete, questo passaggio del Sven illustra chiaramente quel principio, quel concetto. Quindi i canali luo rappresentano il modo di penetrazione dei fattori patogeni nei canali principali e poi negli zhangfu. Quindi i canali luo, come vedete qui, sono coinvolti sempre nella patologia delle sindrome B, perché sono come una rete di canali che scorrono in tutte le direzioni e che appunto intrappolano i fattori patogeni molto facilmente. E come abbiamo detto prima, i canali luo, al contrario dei canali principali Jing Mei, non attraversano le articolazioni del corpo, hanno difficoltà a attraversare le articolazioni del corpo. Quindi, in generale, potremmo dire che una patologia dei muscoli, tipo rigidità, indolenzimento, pesantezza, è una patologia dei canali tendinomuscolari, nella sindrome B, è una patologia delle articolazioni, un dolore forte all'articolazione, è più una patologia dei canali luo. Ma, nel 90% dei casi, non si può distinguere questa patologia. Nella mia esperienza, nella maggioranza dei casi di sindrome B, entrambi questi tipi di canali sono coinvolti, sia i tendini muscolari che i luo. Quindi, come vediamo qui, un riassunto appunto della patologia del canale tendino muscolare: dolore ai muscoli, muscoli piuttosto che articolazioni, una sensazione di pesantezza, rigidità e spasmo. Per esempio, se una persona ha una epicondilite e il dolore è concentrato solo nell'articolazione, possiamo dire che è una patologia del canale luo principalmente. Se però il dolore si irradia nei muscoli inferiori e superiori all'articolazione, possiamo dire che è una patologia sia del canale luo che del canale tendino muscolari. E quando i canali luo profondi sono coinvolti, c'è un dolore molto più intenso, più forte, e anche una rigidità molto forte, l'arto è rigido,
E un sintomo che manca in questa diapositiva è spesso un aggravamento di notte. Non sempre, non tutti i sindromi che peggiorano la notte sono dovuti al vuoto di yin. Molti, tipo dolore negli anziani, sono spesso dovuti appunto a una stasi di sangue. L'eziologia della sindrome B ovviamente sono fattori patogeni. Il vento, naturalmente questo si può interpretare in due modi, sia in senso letterale del vento oppure in senso lato. E secondo alcuni medici moderni, vento in senso lato non si riferisce tanto al vento di per sé, ma ai cambiamenti di tempo, specialmente ai cambiamenti repentini di tempo. E questa è una fotografia appunto di come sono vestiti gli inglesi nelle giornate di pioggia inglese. Quindi l'esposizione al vento oppure all'umidità, il jogging in condizioni di umidità sotto la pioggia, tutti questi sono fattori che appunto facilitano l'invasione del vento. E i problemi emozionali possono essere un fattore aggravante della sindrome, non un fattore principale, ma semplicemente un aggravante che appunto facilita più il ristagno del CI e del sangue. E più importante che dal punto di vista eziologico, vento, freddo e umidità sono importanti più dal punto di vista di diagnosi. Non ha tanta importanza se il paziente sia stato esposto al vento, all'umidità o al freddo, non c'è bisogno di chiedere. L'importanza di questa distinzione sono appunto nella differente patologia e sintomatologia. Quindi il vento si manifesta come? Con un dolore che si muove. Un giorno il paziente ha il dolore al gomito, un altro giorno è alla spalla, alle ginocchia, all'anca, eccetera. Quindi un dolore che vaga da un'articolazione all'altra, è un dolore anche che va e viene. Quindi se un dolore, una sindrome B, ha queste caratteristiche, si presenta come vento, vento in senso lato, quindi non c'è bisogno di chiedere al paziente se è stato esposto al vento la settimana scorsa, non ha importanza. E che significato ha? In fitoterapia ha un significato molto importante perché si usano le erbe che appunto, maggioranza di erbe che espellono il vento. Quindi questa distinzione ha un'enorme importanza in terapia. Il dolore da freddo come si manifesta? Innanzitutto, in confronto al vento, tende a essere più concentrato in un arto, solo un arto, spesso unilaterale, è un dolore più intenso di quello del vento e anche con una sensazione di contrazione e di spasmo. Quindi anche questa è un'importanza in terapia, se un dolore è da freddo, in fitoterapia dobbiamo usare erbe, non solo che erbe che espellono il freddo dalle articolazioni, tipo guige o rougui. Il dolore da umidità come si presenta? Con dolore, è un dolore sordo piuttosto che forte, meno forte di quello del freddo. Un gonfiamento delle articolazioni, un gonfiore, non un gonfiamento, intorpidimento e sensazione di pesantezza. Quindi questo sarebbe tipico appunto dell'umidità. In teoria l'umidità dovrebbe influire più sugli arti inferiori, però non è sempre così. Quindi se un arto è gonfio, leggermente gonfio, un'articolazione leggermente gonfia, c'è un dolore sordo, senz'altro possiamo diagnosticare umidità e in fitoterapia significa che dobbiamo usare appunto erbe che eliminano l'umidità in due modi, attraverso l'urinazione con farmaci tipo Fuling, ma soprattutto erbe che eliminano l'umidità dalle articolazioni o il famoso spazio Zouli, le erbe aromatiche tipo Zhangzhu, Sharen, che appunto elimina l'umidità dai muscoli e dalle articolazioni. E in generale si combinano queste due categorie di erbe che eliminano l'umidità. In realtà però
Non sempre si può fare questa distinzione così rigida. Nella maggioranza dei casi c'è un'associazione, una combinazione di questi tre fattori con la prevalenza di uno o l'altro. Quindi spesso c'è il vento con il freddo, o il freddo con l'umidità, il vento con l'umidità, oppure tutti e tre. Quindi non è sempre facile fare questa distinzione così rigida, però c'è sempre in generale una predominanza di uno sull'altro. Tra parentesi, la sindrome B da vento si chiama anche sindrome vagante, wandering B. Quella da freddo si chiama tongue B, cioè B dolorosa, perché è quella che causa più dolore. Di questi tre tipi, quello del freddo è il dolore è il più intenso. E la sindrome di B da umidità si chiama fixed B, B fissa. Questo ne abbiamo già discusso. A parte questi tre, c'è anche la sindrome B da calore, che in generale si sviluppa da uno dei tre precedenti. E come sappiamo tutti, nella reumatologia questo è comunissimo. Nell'artrite reumatoide, con un paziente che ha le articolazioni gonfie, e in generale sono anche calde alla palpazione, e spesso anche rosse, indicano appunto B da calore, cioè il vento, il freddo e l'umidità si sono trasformati in calore che, come sappiamo, spesso succede. Spessissimi i fattori patogeni esterni si trasformano in calore. E sebbene la sindrome B di calore sia chiamata così, heat B, sindrome B di calore, in realtà è quasi sempre calore con umidità. Quindi la sindrome B di calore, per definizione, e sindrome B di calore e umidità insieme. E perciò c'è il gonfiore, il rossore, la pesantezza. Più diventa cronica la sindrome B, più la patologia diventa complessa. Non è più un semplice questione di invasione dei fattori patogeni, gli zhangfu cominciano a essere coinvolti e ci sono altre patologie che si sviluppano. E una di quelle appunto si chiama la B dell'osso, bony B, che si sviluppa uno dei quattro tipi precedenti, da vento, freddo, umidità oppure da calore. E l'ostruzione di qi e fluidi nelle articolazioni conduce al flegma nelle articolazioni, che causa appunto gonfiori e soprattutto deformazione delle ossa. Quindi le deformazioni delle ossa che vediamo nell'artrite reumatoide è appunto una manifestazione, dal punto di vista cinese, di flegma, che non necessariamente il paziente ha dei sintomi generali di flegma, ma è un flegma un po' differente dal flegma che causa problemi generali, è un flegma che è nelle articolazioni, da una disfunzione del movimento dei fluidi, da un ristagno di qi molto cronico e anche da un interessamento del fegato che controlla i tendini e del rene che controlla le ossa. Perciò nella sindrome B cronica, quasi, negli anziani specialmente, quasi sempre si deve associare l'espellere i fattori patogeni, risolvere il flegma con nutrire il fegato e i reni. Quindi si usano spesso delle infettoterapie, delle erbe che nutrono il rene e il fegato, e ci sono anche delle erbe molto utili che hanno un'azione doppia nel nutrire il rene e il fegato, ma anche trattare direttamente le articolazioni, tipo UGAP, accanto a San Gisce, Lorantus. A parte questo, a parte la sindrome B, nei casi di anziani, nei casi cronici di sindrome B, specialmente negli anziani, c'è anche la stasi di sangue, che è molto, molto importante come fattore patogeno, ed è una stasi di sangue appunto che coinvolge il livello profondo dei luoghi, che è al di sotto del canale principale, per cui in fisioterapia in questi casi bisogna sempre usare delle erbe che appunto invigoriscono il sangue o muovono il sangue. Sì. Ok.
assume i fattori patologici, che sto dicendo? Un vuoto, una mancanza generale di un vuoto di C e di sangue che predispone il corpo all'invasione di fattori patologici, nei casi cronici il flegma nelle articolazioni, nei casi cronici la stasi di sangue che si manifesta con un dolore molto intenso, spesso peggiora la notte, e un sottostante vuoto di fegato e rene. Il fegato nutre i tendini, il rene nutre le ossa, quindi questi due organi devono essere sempre nutriti, tonificati negli anziani, nelle casi cronici di B. E molti, sia acupunturisti che fitoterapeuti in Cina, hanno questa idea che nella sindrome B è importante nutrire il Dumei, cioè tonificare lo Yang, anche se il paziente ha anche un vuoto di Yin. Alcuni introducono un paio di erbe, una sola erba, per nutrire lo Yang, cioè per muovere il Qi, e anche per stimolare la difesa, il Tai Yang, la difesa dai fattori patogeni. Come dicevo, sia con l'agopuntura che con la fitoterapia. E con l'agopuntura, per tonificare il Dumei, io userei semplicemente l'intestino 3 e la vescica 62 insieme alla moxa sul D4 o il D14. E queste sono appunto le erbe che si userebbero per tonificare il Dumei. Brevissimamente, io uso questo schema per trattare il sindrome con l'agopuntura: un punto distale, punti locali, punti adiacenti. Vediamo brevemente i punti distali. I punti distali sono quelli sotto ai gomiti e alle ginocchia, sono scelti naturalmente secondo il canale interessato e secondo il principio generale che quanto più un punto è lontano da un'area, tanto più influenza quell'area, cioè per esempio nel canale della vescica biliare il 44 e il 43 influenzerebbero l'occhio e l'orecchio, il 34 invece più in giù interesserebbero la spalla, per esempio. Questo è un principio generale, e il 39 invece il collo. E come punti di stare uso spesso, come ho detto, i punti Luo, appunto perché la maggioranza del ristagno di Qi nella sindrome B avviene appunto nell'area Luo. E spesso uso questo schema anche nella scelta dei punti distali, cioè di associare un punto degli arti inferiori a un punto degli arti superiori, secondo questo schema. Tai Yang, intestino tenue e vescica, Shao Yang, Yang Ming, secondo questo schema e secondo questa corrispondenza di arti, cioè la spalla corrisponde all'anca, il gomito al ginocchio e il polso alla caviglia. È più semplice se facciamo un esempio: un gonfiore, un problema della sindrome B lungo il triplice del riscaldatore, per esempio nel polso, possiamo usare un punto della vescica biliare. Perché vescica biliare? Perché, appunto, perché la vescica biliare è associata al triplice riscaldatore nello Shao Yang. E quale punto della vescica biliare? Siccome il problema è nel polso, sceglieremo la caviglia, appunto per quella corrispondenza tra polso, caviglia, gomito, ginocchio e spalla anca. E questo punto sarebbe appunto la vescica biliare 40. Io spesso uso questo metodo, associo i due punti, quindi userei un punto locale tipo triplo riscaldatore 4 e lo associerei alla vescica biliare 40, spesso dal lato opposto, appunto per stimolare questo movimento di Qi nello Shao Yang. Questi punti di stale principale, non c'è bisogno che ne... E un altro, brevissimamente, concetto che volevo mettere in evidenza: non tanto i punti locali che sono ovvi, ma i punti adiacenti. Io spesso scelgo dei punti adiacenti a seconda appunto di questo schema, Tai Yang, Shao Yang e Yang Ming. Facciamo un esempio: è più semplice fare un esempio piuttosto che parlarle teoricamente. C'è una sindrome B della spalla, il dolore è concentrato
sul canale dell'intestino crasso, quindi useremo come punto locale l'intestino crasso 15, un punto distale, eccetera, eccetera. In aggiunta a usare un punto dell'intestino crasso, Yang Ming, userei un punto sul Taiyang e uno sullo Shaoyang, appunto per stimolare questo movimento tra Taiyang, Shaoyang e Yang Ming. Quindi praticamente usando un punto distale tipo intestino crasso 1 e intestino crasso 15, stimoliamo il movimento longitudinale, verticale nel canale, associandolo a un punto Taiyang, che nel caso della spalla io uso quasi sempre l'11 sulla scapola, e un punto Shaoyang, che sarebbe triplice scalatore 14, si stimola appunto il movimento orizzontale del Qi tra il Taiyang, Shaoyang e Yang Ming, e regola anche il Qi e quindi elimina la stagnazione di Qi in quella zona interessata, in aggiunta appunto all'uso più tradizionale del punto distale e punto locale. Mi fermerei qua e grazie. Good morning everyone. Today my topic is acupuncture treatment. Buongiorno a tutti. L'argomento che tratterò è il trattamento con agopuntura per l'emiplegia e l'afasia causate da uno stroke. Innanzitutto un breve panorama dal punto di vista della medicina occidentale. La maggioranza degli insulti cerebrali vascolari deriva da un'occlusione di un'arteria cerebrale che produce un danno cerebrale, carenza di apporto di ossigeno, oppure per una fuoriuscita di sangue all'interno o all'esterno del cervello, emorragia intracerebrale o subaracnoide. La medicina tradizionale cinese riassume la patologia dell'ictus in sei parole. The first one is la prima è Xu, che significa deficit e che comprende un deficit di Yin e di Qi. And the second word, la seconda parola è Huo, fuoco, fire, che comprende il fuoco di fegato e il fuoco di cuore. La terza parola è Feng, vento, che comprende il vento di fegato e il vento esterno. La quarta parola è Tang, che comprende flegma, vento, e il flegma umidità, tra i quali c'è una leggera differenza. La quinta parola è Xue, che si riferisce generalmente alla stasi di sangue. L'ultima parola è Qi, che si riferisce a un Qi controcorrente che si rivolge verso l'alto. Per quanto riguarda gli organi interni, l'ictus in medicina tradizionale cinese si riferisce soprattutto a cuore, fegato e rene. In effetti possiamo intravedere la relazione in base alla legge dei cinque movimenti tra fuoco, legno e acqua. Ora passiamo alla parte riguardante il trattamento, che è la parte principale della mia relazione. In Cina, generalmente, il trattamento principale è una combinazione di acupuntura somatica combinata con elettroagopuntura. Questi sono i metodi principali. Si utilizza anche la craniopuntura. For the scalp acupuncture, actually we have esistono due standard di craniopuntura che sono leggermente diversi. Lo stile più utilizzato più recente è lo stile Zhu. Other style called the Zhu style, and also is very popular. Questi due medici hanno creato due differenti stili che vengono utilizzati attualmente. Quindi la craniopuntura e l'agopuntura somatica abbinata all'elettroagopuntura sono i metodi principali. Utilizziamo anche l'auricolo-agopuntura, ma non è così comune come le precedenti. L'agopuntura sull'occhio è molto utilizzata nella Cina del Nord. E come per la medicina occidentale combiniamo queste terapie con la fisioterapia. Ora veniamo al trattamento dell'emiplegia. Il primo passaggio è bilanciare Yin e Yang. Utilizziamo per questo scopo due punti. Il primo è Bai Hui, i denti Du Mai, che chiamo anche la porta dello Yang. E l'altro punto dal meridiano Renmai 4, Guan Yuan, che chiamiamo la porta dello Yin. Utilizzo questi due punti per bilanciare Yin Yang, perché secondo la teoria classica l'ictus deriva da uno sbilanciamento negli organi interni tra la componente Yin e Yang.
la tecnica di agopuntura in questo caso gioca un ruolo molto importante. Su Baihui inseriamo l'ago in direzione anteroposteriore. Mettiamo oltre al lago su Baihui, mettiamo altri due aghi lateralmente a Baihui, sempre diretti posteriormente. E quindi abbiamo tre aghi nella zona di Baihui. Questi due aghi aggiuntivi devono essere posizionati a metà strada tra il meridiano Dumai e il meridiano di Vesci Corinaria. La direzione, come ho già accennato, è anteroposteriore. Per quanto riguarda la manipolazione del lago, utilizziamo il metodo di sollevamento e spinta in dispersione. Tradizionalmente nella craniopuntura si utilizza una tecnica di rotazione del lago. In questo caso invece il trattamento richiede questa manipolazione particolare che sembra difficile, ma è possibile, di spinta e trazione del lago. Manipoliamo i tre aghi utilizzando la stessa mano insieme. Il metodo di spinta e sollevamento in dispersione prevede una infissione lenta e un sollevamento del lago rapido e richiede anche un'abilità nel Daoyin, cioè nella tecnica di condurre e guidare il Qi. La tecnica del Daoyin in questo caso significa condurre e guidare il Qi nell'area da trattare, nell'area colpita dalla patologia. Quindi questa tecnica richiede generalmente un assistente, mentre il medico manipola gli aghi, l'assistente deve fare mobilizzare l'arto colpito, superiore o inferiore a seconda del caso del paziente. Either arms or legs depend on the situation. Secondo le situazioni individuali, se necessario, si deve invitare anche il paziente a guidare la propria respirazione durante le manipolazioni. So this is the Baihui, and the next point is la manipolazione su Guanyuan è una manipolazione di tonificazione. On Guanyuan point, Renfall. Secondo passaggio è quello di favorire il flusso del Qi e del sangue nel meridiano. Generalmente apriamo i quattro cancelli sui quattro arti. I punti, come saprete, sono il 4 intestino crasso, Hegu, e il 3 fegato Taichung. La manipolazione del lago su Hegu prevede generalmente una manipolazione neutra, ma la direzione del lago deve essere rivolta verso il dito indice. From the clinical observation we find that si è riscontrato che la usuale inserzione del lago perpendicolare alla superficie cutanea in questo punto manda indirizza il Qi verso il tronco e non è così efficace in questo caso come invece la direzione del lago verso il dito indice. Anche nel caso di Taichung la direzione del lago è verso il dito, verso l'alluce. I punti opzionali sono dei punti straordinari, Baxie e Bafeng. Questi punti vengono usati secondo la situazione individuale. Se il paziente ha avuto un ictus da più di un anno, o meglio ancora da più di sei mesi, questi punti sono consigliati. Se invece la situazione è più recente, non è necessario usare questi punti straordinari e sono sufficienti i punti sulla mano e sul piede. Dopo aver bilanciato yin e yang e aperto i quattro cancelli, il terzo passaggio deve trattare la debolezza muscolare. Utilizziamo dei punti locali. On the arm, if you want to use the se utilizziamo l'elettroagopuntura, generalmente l'applichiamo a coppie di punti. La prima coppia è Jianyu, intestino grasso 15, e Pinao, intestino grasso 14. La seconda è Sou Wuli, intestino grasso 13, e Sou Sanli, intestino grasso 10. La terza coppia è Wai Guan, intestino riscaldatore 5, e He Gu, intestino grasso 4. Large intestine 4. So Sally, large intestine 10. A proposito di Sou San Li per i punti delle braccia, generalmente viene più utilizzato il punto 11 intestino crasso, ma dall'osservazione clinica abbiamo rilevato che l'utilizzo di intestino crasso 10 ottiene degli effetti migliori. Actually has a better result than large intestine 11.
Sulle gambe utilizziamo le coppie Guanqiao e Fangxi, Yanglin Quan e Feiyang, Su Sanli e Kunlun. Il punto più importante è Guanqiao, il 30 vescicolo biliare. Questo punto non ha solo un effetto locale, ma in realtà è molto importante per il movimento del Qi in tutto il corpo. Guanqiao è uno dei 12 punti stella, quindi un punto estremamente importante, stella del Qi. It's very important. E, come sapete, il punto vescicolo biliare 34 è il punto di riunione dei tendini e dei muscoli. So next point is bladder 58. Feiyang is very important. È molto importante per la paralisi delle gambe. Paralysis on the leg. Il significato del nome di questo punto è volare. Questo significa che trattando questo punto possiamo far volare il paziente. And the next point is bladder 50. Actually, this point vescica urinaria 60 ha un significato sia locale sia anche di dirigere il Qi verso la testa. Questo per quanto riguarda l'agopuntura somatica, seguiamo questi tre passaggi. Le modificazioni a questo protocollo riguardano le situazioni individuali. Se c'è una prevalenza di deficit di Qi e sangue, utilizziamo stomaco 36 e mezza 6. Mentre in caso di Yang del fegato che si muove verso l'alto, utilizziamo mezza 6, Rene 3 e Rene 1. Rene 1 è molto importante perché ha questa capacità di attrarre verso il basso lo Yang. Nel caso di stitichezza, soprattutto nei pazienti anziani, aggiungiamo 6 tritrice riscaldatore e Rene 6. If for the, you know, le modificazioni a questo protocollo, questa scelta di punti, riguardano le situazioni individuali. Se c'è una prevalenza di deficit di Qi e sangue, utilizziamo stomaco 36 e mezza 6. Mentre in caso di Yang del fegato che a livello di punti locali, utilizziamo un punto posteriore e un punto anteriore. Utilizziamo posteriormente Yamen, 15 Dumai, e anteriormente Lian Chen, Renmai 23. In entrambi i casi la direzione del lago è verso la radice della lingua. Utilizziamo anche con il metodo della microsalasso due punti straordinari, Jin Jin e Yu Ye, alla radice della lingua. Si osserva, durante la tecnica della microsalasso, si osserva il colore del sangue emesso dal paziente. Quando sangue diventa più rosso vivo, si può interrompere il sanguinamento. Per quanto riguarda punti distali, scegliamo Tong Li, cuore 5, e Guan Chong, triplice riscaldatore 1. Il punto 1, triplice riscaldatore Guan Chong, ha un ruolo molto importante nello stimolare il movimento dei muscoli linguali. Per quanto riguarda le modifiche al protocollo, utilizziamo in caso di flegma vento che ostruisce i canali, l'aggiunta di milza 9 e di stomaco 40. Per quanto riguarda invece il deficit di essenza del rene, il deficit di Jing, che può aggravare la situazione, i punti più utilizzati sono il 3 rene e il punto Shu del rene sul meridiano di vescica urinaria. Questo è il trattamento in agopuntura somatica per i disturbi del linguaggio conseguenti all'ictus. Vediamo altri tipi di terapie. Per quanto riguarda l'agopuntura auricolare, le aree da trattare sono l'area del rene, del fegato, del cuore, del subcorticale, del tronco cerebrale, occipite, i punti corrispondenti alle aree colpite dalla paralisi. Generalmente utilizziamo il trattamento solo da un lato, solo su un orecchio, non usiamo trattare contemporaneamente i due padiglioni auricolari. Scegliamo generalmente da 3 a 5 punti auricolari, non di più, altrimenti l'energia corporea non riesce a rispondere in modo soddisfacente. Nella craniopuntura utilizziamo in modo controlaterale l'area motrice, l'area sensitivo-motoria del piede e le aree del linguaggio. So this is the questo è uno schema di craniopuntura. You know, this scalp acupuncture.
Questa è l'area sensitivo-motoria del piede, tipo di terapia alternativa è l'agopuntura dell'occhio. È generalmente molto utilizzata e molto comune nella Cina del Nord. Suddividiamo l'area dell'occhio in 8 regioni e in 13 punti che corrispondono agli organi interni. Soprattutto quando il grado di range di movimento articolare del paziente è molto ristretto, l'agopuntura dell'occhio ha un ruolo molto importante. L'altro ruolo importante di questo tipo di agopuntura è la costruzione dell'energia muscolare. Questo è il trattamento generale. In Cina tendiamo a confrontare diversi tipi di terapia e a sceglierli a seconda della situazione individuale. Ok, thank you. Grazie. Ringrazio di essere presenti oggi a questo 20° congresso che si svolge qui a Bologna e volevo parlarvi di questa possibilità che abbiamo avuto attraverso un finanziamento della Regione Toscana di studiare la spalla dolorosa associando l'agopuntura alla riabilitazione. In letteratura ci sono poche evidenze, ma ci sono anche pochi lavori che associano l'agopuntura alla riabilitazione in un progetto di tipo pragmatico, quello che gli inglesi chiamano il pragmatic trial, cioè vedere se l'agopuntura conferisce un valore aggiunto, un qualcosa in più a un intervento convenzionale per una determinata patologia. Allora, abbiamo pensato quindi di suddividere il nostro gruppo di pazienti in 3 gruppi, la riabilitazione, la kinesiterapia più l'agopuntura somatica, la kinesiterapia con l'agopuntura auricolare e la sola kinesiterapia che in questo caso ha fatto da gruppo di controllo. Vi ho detto della Regione Toscana che ha finanziato del denaro per diversi progetti, tra cui 8 per l'agopuntura e la medicina tradizionale cinese. Qui avete la nausea, il vomito, rivolgimento fetale, climaterio, alcolismo, tossicodipendenza, tabagismo in gravidanza, le indicazioni del Qigong e del Tai Chi Chuan e naturalmente il mio, la riabilitazione della spalla. Gli scopi erano quelli di intervenire su una patologia di rilevanza sociale, la spalla dolorosa è frequente, soprattutto nelle persone anziane, il 21% per le persone che hanno più di 70 anni. Lo scopo era anche però di ridurre i tempi di riabilitazione e ridurre il consumo dei farmaci. I centri partecipanti sono stati 3, Prato, che è la mia città, è stato il centro coordinatore, poi abbiamo avuto l'ospedale di La Colletta di Genova e l'Istituto Ortopedico Toscano di Firenze, in pratica l'azienda sanitaria di Firenze. 8 medici e 12 fisioterapisti si sono avvicendati nell'arco di tempo di un paio d'anni, ma lo studio è ancora in corso, non è completo, quindi questo è il primo report preliminare che vi faccio. Alcuni medici sono qui presenti in sala, tra cui il dottor Farinelli, il dottor Mazzoni e il dottor Gioioso. Il criterio di inclusione è stato quello di spalla dolorosa monolaterale, monolateral painful shoulder, con limitazione dei movimenti attivi e passivi. Abbiamo dovuto inserire diversi criteri di esclusione, tra cui tutta la parte traumatica e chirurgica della spalla, naturalmente evidenze cliniche, biologiche, radiologiche di altre patologie che possono spiegare la sintomatologia, disturbi psichiatrici, la mastectomia, il diabete, il gardenale, naturalmente la gravidanza, però abbiamo escluso anche pazienti che avevano avuto infiltrazioni con corticosteroidi nei 6 mesi precedenti e anche quelli che avevano avuto l'agopuntura o la fisiochinesiterapia nei 6 mesi precedenti. L'ultimo criterio che voi vedete, assunzione di antidepressivi, ansiolitici da meno di 12 ore, FANS, steroidi di altri analgesici da 6-8 ore, si è reso necessario
nel caso che il paziente appartenesse al gruppo agopuntura auricolare, nel quale noi andavamo a cercare di volta in volta i punti sensibili alla palpazione. Allora, la concomitante terapia con ansiolitici, antidepressivi, FANS, eccetera, cancella la sensibilità dell'orecchio, per cui saremmo stati poi impossibilitati a localizzare il punto. Quindi questo è stato un criterio di esclusione, diciamo, relativo solo a uno dei gruppi. Allora, l'evidence-based medicine non è molto favorevole, ecco, per gli interventi comunemente usati per la spalla dolorosa, e sono necessari trials adeguati per determinare l'efficacia. Questa è l'ultima revisione di una epidemiologa australiana, che è la Green. Un'altra epidemiologa, che tra l'altro lei è olandese, ha lavorato al primo progetto, è quello che abbiamo pubblicato nel 2000. Per esempio, una delle poche conclusioni con una certa evidenza è che le infiltrazioni della spalla con corticosteroidi sono più efficaci della fisioterapia. Ma a noi, francamente, il cortisone non ci interessa, almeno non oggi, non normalmente nella nostra attività. Ci interessa l'agopuntura somatica, e qui vedete le mani del dottor Quirico presente in sala. Naturalmente l'orecchio, l'agopuntura auricolare, ecco, queste sono le modalità terapeutiche, come già vi ho detto. La durata dello studio 5 settimane, 9 sedute di kinesiterapia, 2 la settimana, 7 sedute di agopuntura, 2 la settimana per 2 settimane più 1 per le restanti 3, e un follow-up a 3-6 mesi. Allora, i parametri di misura, noi abbiamo preso la classica scala di Constant, la Constant Shoulder Assessment Scale, che è lo strumento più validato, più conosciuto a livello internazionale per misurare la disabilità della spalla e il dolore anche. Naturalmente poi la VAS, che è la scala analogica visiva, il dolore. Abbiamo scelto il dolore sia della spalla immobile che quella in movimento, perché in letteratura c'era poca chiarezza, noi li abbiamo presi tutte e due. Abbiamo preso il McGill Pain Questionnaire, che voi sapete è un questionario che si usa per il dolore cronico soprattutto, e naturalmente il range of motion nei movimenti attivi e passivi. Anche qui abbiamo preso gli attivi e passivi della spalla, i movimenti di flessione, abduzione, intrarotazione e extrarotazione. Gli altri parametri misura, consumo di farmaci, effetti collaterali, ansia e depressione, comportamento in corso di malattia. Risultati preliminari e tendenze, quindi oggi vi posso parlare solo di tendenze, perché il lavoro è ancora in corso, soprattutto i follow-up non sono ancora terminati. I pazienti più o meno saranno 81-82. Voi vedete già da questo grafico, che vi esprime una tendenza, che l'agopuntura associata alla kinesioterapia sembra dare un migliore punteggio rispetto alla sola kinesioterapia. La scala di Constant va da 0 a 100, è chiaro che il 100 rappresenta il massimo di efficienza e la minore disabilità possibile di una spalla, e 0 invece la massima disabilità. Quindi il paziente che migliora vede crescere il suo punteggio. E la VAS del dolore con la spalla immobile, vedete che anche dall'inizio pre, inizio post, questo vuol dire, noi siamo andati a vedere la prima seduta, che cosa succedeva prima e dopo la prima seduta, e poi alla fine del trattamento, che abbiamo visto sono di 5 settimane. E vedete che anche la sola kinesioterapia migliora il dolore alla fine della seduta, però alla fine del trattamento sicuramente l'agopuntura associata nelle due varianti, associata alla kinesioterapia, è meglio della kinesioterapia. Anche la spalla in movimento ci dà questo risultato. Abbiamo scelto anche il dolore nel movimento più limitato, cioè il paziente doveva indicarci qual era il movimento più limitato, per esempio togliersi la giacca oppure levarsi il maglione, e in base al suo movimento più limitato misuravamo la VAS del suo dolore. Vedete anche qui
la sola chinesioterapia diciamo, ha dei risultati peggiori alla fine del trattamento. Il McGill è abbastanza parallelo, devo dire, il numero di parole. Il McGill, voi sapete, misura gli indicatori verbali del dolore. Il paziente esprime, diciamo, segue questa, voi leggete questo questionario e il paziente sceglie gli indicatori verbali che meglio descrivono il suo dolore. Questo è lo score totale, sempre del McGill, vedete, è abbastanza parallelo. Il range of motion, voi vedete i movimenti a sinistra, il movimento di flessione, e a destra vedete il movimento di abduzione, l'uso del goniometro, quindi i fisioterapisti usavano questo goniometro, questi invece sono i movimenti di intrarotazione a sinistra e i movimenti di extrarotazione a destra. Ecco, la cosa interessante, per esempio, è che in alcuni movimenti l'agopuntura somatica si è rivelata più efficace dall'inizio della prima seduta alla fine dell'agopuntura auricolare. Questo mi ha anche un po' sorpreso. In effetti vedete qui che l'agopuntura auricolare ha forse è più lenta, anche se poi alla fine del trattamento non si discosta dall'agopuntura somatica. Però vedete che la chinesioterapia resta sempre un pochino più rallentato, quindi c'è un rallentamento nel recupero. Qui vedete anche in questo caso la chinesioterapia è da sola, diciamo, sembra funzionare meno sui movimenti di flessione, qui sull'abduzione forse un pochino di più, questa è l'abduzione passiva. L'intrarotazione attiva, vedete anche qui l'agopuntura questa volta tarda l'agopuntura auricolare, sembra essere un po' rallentata anche alla fine del trattamento, l'extrarotazione attiva e passiva. Allora andiamo a vedere le modalità di trattamento. Noi abbiamo scelto, dopo un consenso tra agopuntori, però siamo stati guidati in questo processo dal dottor Quirico, e questa è una pubblicazione che noi abbiamo fatto nel 2000 sul Journal of Alternative Complementary Medicine, e Ettore aveva a suo tempo, poi può anche darsi che nel corso degli anni abbia anche cambiato il set di punti, però abbiamo scelto allora una formula acupuncture. Che cosa vuol dire? Abbiamo scelto un set di punti fissi. Non perché non fossimo per personalizzare il trattamento, però ci siamo anche posti il quesito, uno dei quesiti, cioè il problema, scusate, più che quesito, il problema di ridurre la variabilità del nostro intervento, perché di variabili quando si fa uno studio multicentrico ce ne sono moltissime. Quindi abbiamo cercato di ridurre, almeno nel caso dell'agopuntura somatica, la disponibilità dei punti. L'abbiamo ridotta a un certo numero, vedete qui c'è il grosso intestino 15, 14, 11 e 4, il triplo riscaldatore 14, l'intestino tenue 10, la vescica biliare 20, il governor vessel 14, l'extra 33, il Jiang Qian è qui sul pilastro ascellare, polmone 7 del braccio controlaterale, 34 vescica biliare controlaterale, e lo stomaco 38 omolaterale. L'orecchio invece ci ha permesso di fare una ricerca personalizzata dei punti con questo metodo, vedete la ricerca dei punti sensibili alla pressione con un palpeur da 250 grammi, quindi a ogni seduta i punti venivano determinati. Abbiamo notato questa riduzione del numero dei punti dalle prime sedute alle ultime, questo è uno degli indici di risposta alla terapia. Vedete che le aree che noi abbiamo identificate sono soprattutto questa è l'area di rappresentazione della spalla, dell'articolazione scapolo-omerale, della clavicola, quindi è molto estesa la spalla sull'orecchio, però abbiamo trovato anche delle aree minori, tipo l'area Shen Men, l'area occipite dei cinesi, che corrisponde spesso ai muscoli cervicali e anche alla masticazione, va bene, secondo i nostri studi, quindi spesso nei problemi posturali c'è un problema, un riflesso anche poi sulla spalla, e naturalmente una parte legata anche all'emotività del paziente, all'ansia. Allora, programma di riabilitazione per tutti i gruppi, vi faccio vedere come hanno lavorato i nostri fisioterapisti. Anche qui abbiamo dovuto creare un consenso tra fisioterapisti all'inizio dello studio, perché i programmi sono i più diversi, allora abbiamo cercato di uniformarli. Abbiamo scelto degli esercizi di mobilizzazione,
come in questo caso, qui vedete è una mobilizzazione della spalla. Abbiamo cercato anche degli esercizi isometrici, come in questo caso, una mobilizzazione della clavicola, una mobilizzazione della scapola, un esercizio anche questi di mobilizzazione da fare a casa. Qui avete degli esercizi di potenziamento muscolare in estensione con l'elastico, qui avete degli esercizi di potenziamento in flessione, qui avete un semplice provvedimento che questo è in pratica un rotolo di carta igienica messo sotto l'ascella che doveva servire a decoaptare l'omero, quindi il paziente per 6-8 ore al giorno portava questo strumento molto semplice, trovando beneficio. Questi sono i classici esercizi di Codman, che voi conoscete tutti molto bene. Questi erano esercizi di propriocettivi, sempre di riabilitazione della spalla, e anche questi erano esercizi di propriocettivi di riabilitazione, come vedete. Questi sono i nostri fisioterapisti di Prato, che devo dire che stabilire un buon clima di collaborazione tra medici e fisioterapisti non è facile. Infatti noi abbiamo avuto dei problemi con alcuni centri, addirittura un centro non è mai partito per delle chiare divergenze tra medici e paramedici, e secondo me stabilire un'armonia di lavoro è importante per fare una ricerca. Io vi ringrazio dell'attenzione. Lo studio che abbiamo svolto come Fondazione Matteo Ricci è stato svolto dalla Fondazione Matteo Ricci e dalla Fondazione Onlus Camillo Dell'Ellis per la ricerca e l'innovazione e la ricerca in medicina di Pescara, in collaborazione con l'Università, la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Chieti, le unità operative dell'ospedale di Lanciano, di Penne e di Pescara. Quello che cui noi abbiamo tentato di rispondere, una sollecitazione venuta proprio da alcuni pazienti cardiopatici in fibrillazione atriale cronica, che hanno chiesto proprio di essere aiutati con un intervento che tenesse conto, diciamo, come finalità del miglioramento dello stato di salute sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista psichico, e quindi abbiamo messo su questo protocollo di studi utilizzando alcuni esercizi, poi illustrerò, identificati e sintetizzati con il titolo Il volo della Fenice, esercizi di Qigong. Sono stati fatti, abbiamo preso dei pazienti, dicevo, affetti da fibrillazione atriale cronica con una funzione ventricolare cardiaca normale, che però chiaramente limitasse sia l'esercizio fisico ed anche la respirazione. Normalmente i pazienti in questo stato patologico sono caratterizzati da questi sintomi, da questa sintomatologia. Generalmente in tutta la letteratura non è stato dato un sufficiente, a nostro parere, una sufficiente importanza al movimento fisico, sebbene poi nel tempo sia diventato una delle risorse, forse la risorsa principale per questi pazienti. Ci sono stati alcuni studi che hanno previsto dei programmi riabilitativi supervisionati che consistevano proprio nel camminare. Altri studi, 3 mesi di programma con esercizio aerobico standard. Questi esercizi effettivamente hanno dato dei risultati decisamente interessanti. Solamente un piccolo trial in relazione alla condizione di questi pazienti ha evidenziato che uno sforzo fisico eccessivo poteva in qualche modo causare uno stato di ipercoagulabilità. Proprio tenendo conto di questi lavori, abbiamo voluto rivolgere la nostra attenzione ad un tipo di programma di ginnastica che consistesse, da una parte, fosse caratterizzato di un basso dispendio energetico e dall'altra potesse in qualche modo attivare un controllo a livello psichico, noi diremmo un controllo sul proprio Shen. Il Qigong ci è sembrato rispondere a queste caratteristiche. Abbiamo svolto uno studio sia randomizzato che controllato per valutare proprio l'efficacia di questi esercizi. Innanzitutto, questa è la prima parte dello studio che presenterò oggi, proprio per valutare l'aumento della capacità funzionale di questi pazienti. Abbiamo svolto un protocollo medicalmente assistito di 16 settimane
consistente in due sedute settimanali. E i pazienti che sono stati considerati idonei ad essere inseriti nello studio erano quelli in cui era stata diagnosticata una fibrillazione atriale almeno 3 mesi prima dello screening e che si sottoponevano ad un trattamento anticoagulante stabile almeno da 2 mesi. Come criteri di esclusione abbiamo usato quelli cui normalmente ci si riferisce in questi studi per pazienti cardiopatici sottoposti ad esercizio fisico, quindi una frazione di iniezione minore del 30%, una classe funzionale dell'Associazione Cardiologica di New York, terza o quarta, chiaramente la storia di un evento tromboembolico, un monitoraggio, la storia di monitoraggio come indicazione alla condizione di salute del paziente, gravi limitazioni funzionali e poi soprattutto dei problemi logistici che potessero impedire la partecipazione allo studio. Chiaramente ci siamo avvalsi della consulenza cardiologica sia da un punto di vista clinico che da un punto di vista ecocardiografico. Il comitato etico locale dove si è svolto lo studio, l'ASL di Lanciano, provincia di Chieti, ha dato il permesso proprio, ha accordato il permesso per questo trial. Lo studio è stato svolto dal gennaio 2004 al febbraio 2005, sono stati individuati 47 pazienti valutabili, 43 hanno aderito alla partecipazione dello studio, naturalmente assegnati con un criterio di randomizzazione attraverso un programma del computer sia al gruppo di trattamento che al gruppo di controllo. A tutti è stata fatta un'opera educational, cioè sono stati introdotti una serie di nozioni sia per quello che riguardasse il trattamento e sia per quello che potesse riguardare proprio la migliore pratica sulle tecniche proprio per la gestione del rischio cardiovascolare. Le sedute che sono state effettuate nel gruppo di intervento sono state di 90 minuti a settimana per 2 sedute a settimana con una durata complessiva di 32 sedute per 16 settimane, circa 4 mesi. Il protocollo utilizzato, come accennavo all'inizio, abbiamo definito il volo della Fenice, è stato messo a punto da Lucio Sotto e il sottoscritto con la collaborazione di Renato Crepaldi e Fernanda Biondi. È un protocollo che consiste di 4 serie di esercizi tratti dalla tradizione cinese classica e sistematizzati secondo anche dei criteri culturali e scientifici della nostra civiltà occidentale. Come sapete tutti, il Qigong si riferisce soprattutto a una serie di esercizi prevalentemente statici, datati da migliaia di anni, sistematizzati qualche decina di anni fa in Cina e raggruppati sotto il termine di Qigong, introduttivi soprattutto a quella parte di ginnastica che viene definito di esercizio, che definite Wushu, arti marziali, all'interno del quale il Tai Chi Chuan è una parte. Abbiamo visto che questa tecnica che comprende, caratterizzata da una serie da una modalità particolare di respirare che è quella diaframmatica, l'assunzione di una serie di posture, il movimento lento e anche la capacità del controllo del proprio pensiero, diremmo per controllare il proprio qi, si è dimostrata particolarmente efficace proprio per migliorare le condizioni di salute di questi pazienti, in realtà riguardo alla tonificazione muscolare, lo stato naturalmente psichico ed anche l'incremento della forza corporea. Per ogni seduta tengo a sottolineare che tutte le questioni possibili e le osservazioni sono state discusse con questi pazienti. Questa è una fase, uno spaccato di questi esercizi. Il risultato dello studio è stato misurato in base a un test internazionalmente riconosciuto come affidabile della misurazione della funzione fisica globale, il 6 minute walking test. I pazienti devono compiere in 6 minuti al passo più svelto possibile un certo tipo di percorso e poi quindi è stato controllato quello che è stato fatto chiaramente allo stadio iniziale, al baseline, poi al follow up, cioè alla fine delle 16 settimane di trattamento e poi al follow up 16 settimane dopo, come adesso vedrete. Naturalmente il test è stato eseguito sempre nello stesso luogo, sempre con gli stessi operatori che hanno misurato questa distanza, nelle stesse condizioni, così come gli standard internazionali raccomandano. Di fatto abbiamo voluto controllare, proprio per essere sicuri che fosse stato il Qigong a migliorare le capacità funzionali di questi pazienti, anche alcuni parametri
predittivi, ormai riconosciuti internazionalmente come predittivi del rischio cardiovascolare, la colesterolemia totale, l'HDL e l'omocisteinemia, oltre che l'indice di massa corporea. Il campione è consistito di 30 maschi e 13 femmine della nostra origine, origine caucasica, con un'età media dai 68 ai 76 anni. Dopo la randomizzazione di fatto non ci sono state differenze significative fra due gruppi, e questo è molto importante per la valutazione. Soltanto alcuni pazienti, tre del gruppo di intervento, non hanno completato il programma perché due hanno mostrato un interesse lentamente, via via nel tempo, che è scemato, e poi uno è stato colpito da un'embolia retinica. Comunque sono stati inseriti lo stesso nell'analisi dei dati, e quindi nonostante non abbiano completato lo studio, questo a maggior ragione ha rafforzato la validità dei dati riscontrati. Questa è una prima tabella e, come vedrete, sinteticamente è quello che noi abbiamo valutato in base all'età, la percentuale dei maschi, la percentuale delle persone, dei soggetti in stato di matrimoniale, soggetti a basso reddito e poi fumatori. Soltanto un'embolia retinica e una trombosi venosa profonda sono stati gli eventi cardiovascolari registrati al follow-up nel gruppo di controllo. Il miglioramento significativo si è verificato proprio in coloro che hanno partecipato al gruppo di trattamento. Innanzitutto quello che abbiamo sottolineato con queste due strisce rosse. Vedete, attraverso questo test, il controllo fatto all'inizio, nel gruppo di trattamento più o meno uguale al gruppo di controllo, guardate il miglioramento che c'è stato dopo le 32 sedute, 16 settimane di intervento e a 16 settimane dopo l'intervento stesso, in coloro che hanno praticato il Qigong, rispetto anche al gruppo di controllo. Come vedete, tutti questi altri indici più o meno sono rimasti invariati. Sinteticamente, quindi, alla fine dello studio si è visto che i soggetti appartenenti al gruppo di trattamento hanno percorso in media 114 metri in più, cioè quindi un miglioramento del 27% della loro performance rispetto alla valutazione basale. Un P di 1 per 1000, 0,01, statisticamente altamente significativo. Questo incremento, anche se ridotto, è rimasto nel tempo per altri 4 mesi, con un P uguale allo 0,008. Anche questo dato statisticamente significativo. I controlli non hanno mostrato nessun tipo di variazione nella capacità funzionale rispetto alle altre valutazioni effettuate. Non ci sono state valutazioni sui parametri clinici e biochimici che potessero rivelare anche eventi avversi o particolari che avessero potuto alterare il programma di studio. Solamente alcuni dati, la frazione di iniezione ventricolare è rimasta invariata, valutata solo per 24 pazienti, perché gli altri dati sono stati smarriti dall'unità di cardiologia. Questo studio è stato il primo in cui a livello internazionale è stato valutato proprio l'effetto riabilitativo del Qigong. I risultati hanno evidenziato che un protocollo di questi esercizi possiede una potenzialità di indurre un miglioramento significativo e di lunga durata nella capacità di questi pazienti. Quello che è molto importante è che di fatto questi pazienti, nonostante di cultura completamente diversa rispetto a quella cinese, hanno partecipato molto volentieri a questo studio, tant'è vero che diversi di loro hanno continuato poi a domicilio questi esercizi, quindi sicuramente aggiungendo qualcosa in più rispetto a quello che gli altri avevano fatto, migliorando non solo da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista psichico, così come loro hanno riferito. Ci sembra fondamentale sottolineare che l'aderenza a un protocollo di intervento è un fattore cruciale per valutare sia un intervento come questo, quindi diciamo fisio-kinesiterapico, sia quello farmacologico, perché permette poi ai pazienti realmente di continuare il loro stato di benessere. Abbiamo chiamato come possibili limiti questa condizione che si è verificata. Possibili limiti evidentemente si riferisce solo alla riproducibilità di questo studio. Facendo parte tutti dell'Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati, chiaramente sono stati supportati molto bene dall'associazione per far sì che poi la partecipazione fosse veramente molto fedele e seria allo studio.
La conclusione che noi possiamo trarre è questa. Questo protocollo di intervento basato sul Qigong ha mostrato di indurre realmente un miglioramento molto significativo nella capacità fisica dei pazienti. C'è assolutamente bisogno di continuare ad eseguire ulteriore ricerca. Una riflessione finale che noi facevamo, quello che io ho chiamato, che abbiamo chiamato possibili limiti di questo studio, che è consistito nell'accompagnare questi pazienti, quindi nel sostenerli in questo trial, ed anche il desiderio nostro di continuare in questo settore, rispondono ad una finalità che io vorrei sottolineare, che ancora prima, come dire, di una finalità filantropica, quello di far del bene agli altri, noi rispondiamo facendo, utilizzando dei sistemi che siano più adeguati e delle tecniche e delle medicine per rispondere al bisogno che ci troviamo davanti, innanzitutto a questo desiderio di bene che ognuno di noi ha. Per cui paradossalmente un limite della riproducibilità che può essere quello di accompagnare i pazienti diventa addirittura, dico paradossalmente, auspicabile. Voglio concludere con quanto in un anonimo del Settecento riferito nell'Harrison si diceva, perché mi sembra sinteticamente definire quella che deve essere l'attenzione di noi operatori sanitari. Curare ogni volta che è possibile, alleviare spesso, accompagnare sempre. Grazie. Grazie.